sue amiche, quando in quella grotta hanno trovato tanta bella legna che viene bene e che riscalderà tutta la casa. Ora deve fare un sacrificio, il fiume Gave è freddo e sembra ghiaccio. Si fa coraggio ed entra con un dito, alla tosse non fa un altro passo. E le due amiche vanno più avanti, lei ferma lì con le sue paure, che la sua età sembrano più grandi. A 14 anni le vedi più scure, così resta ferma lungo il canale. Poi sente un rumore, vento che fa volare, lei guarda la grotta, ma niente si muove. In mano una calza, ora la prenderanno per pazza. Ma chi sei? E forse sarà un riflesso. Vorrebbe correre all'apocalisse dentro. Si sente guardata dall'eternità, pace nel cuore per l'umanità. Preghiamo Gesù che qualcuna qui ci consola e vede quella bella signora. Sì, signora. E vede quella bella signora. Sì, signora. Vede quella bella signora. Non ci sono modelle belle come lei, il suo stilista la veste di luce, la sua bellezza con il tempo non invecchia, la sua purezza tutti seduce. Sui piedi porta due rose, al ventre cinta di una fascia turchese, così vicina annulla le distanze, e con un gesto di pregare mi chiese: ma chi sei? E forse sarà un riflesso, vorrebbe correre all'apocalisse dentro. Si sente guardata dall'eternità, pace nel cuore per l'umanità. Preghiamo Gesù che qualcuna qui ci consola e vede quella bella signora. Sì, signora. E vede quella bella signora. Sì, signora. Vede quella bella signora. Andiamo insieme e sorvoliamo l'oceano. Là c'è Fatima i suoi segreti. Poi guarda la Bernadette, quella è Medjugorje. E quella è Medjugorje. Stava con due sue amiche, poi le strade si sono divise, perché quando la madre sorride la vita si accende. Ma chi sei? E forse sarà un riflesso. Vorrebbe correre all'apocalisse dentro. Si sente guardata dall'eternità, pace nel cuore per l'umanità. Preghiamo Gesù che qualcuna qui ci consola e vede quella bella signora. Sì, signora. E vede quella bella signora. Sì, signora. Vede quella bella signora.